Le temperature ghiacciate di questi giorni appaiono ancora più rigide nello spogliatoio della Fibonese al ritorno dalla figuraccia di Marigliano. Dopo le parole forti e chiare del tecnico al termine della partita persa 2-0, tutti sono in discussione, nessuno escluso, considerato che il primo a mettersi in gioco è stato lo stesso Modica, pronto a rimettere il mandato dell'allenatore nelle mani del presidente Caffo. La sensazione, però, è che si voglia confermare fiducia all'allenatore, mentre la scure potrebbe abbattersi su alcuni calciatori che lo stesso Modica ha accusato di essersi montati la testa, di essere leziosi. Modica è chiaro nelle sue dichiarazioni e confermarlo al suo posto non può significare altro che il pugno duro della società sarà rivolto alla squadra. Domenica, di fronte ci sarà il Locri, seconda forza del campionato, e riscattarsi è un obbligo. A scendere in campo, come afferma il mister, devono essere solo uomini, professionisti seri e non montati di testa. Noi siamo solo leziosi, belli da vedere in alcuni frangenti, poco pratici negli ultimi 16 metri e soprattutto sempre molto disattenti sulle palle inattive. Questo è un deterrente che purtroppo mi sto portando dietro da 7 mesi, non mi sta più bene, qualcuno pagherà, o sono io a pagare o pagherà qualche altro, non è un problema per me assolutamente, perché il rispetto per quello che è il lavoro, il rispetto per quello che è il gioco del calcio, il rispetto che è per la professionalità, il rispetto per chi ti paga, il rispetto per chi ti viene a vedere, deve essere un deterrente fondamentale. E in questo momento, in questa squadra, mancano le basi per poter dire: noi stiamo facendo un campionato dilettante, ma viviamo da professionisti, perché il presidente non ci fa mancare nulla. Quindi, detto questo, ribadisco ancora una volta e chiudiamo che la situazione non mi piace, abbiamo avuto una grande involuzione negativa. Non riusciamo a giocare un calcio che a me piace, che sia gradevole, quello che mi ha portato risultati e consensi nella prima fase mia di Vibo. E ci sono qualità e giocatori importanti che devono prendere per mano la situazione quando la situazione non è semplice, non è facile, perché quando il gioco si fa duro gli uomini incominciano a doversi vedere, non solo le mezze seghe. E questo è un momento molto particolare, molto delicato, dove ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Se io devo pagare, pago, il presidente lo sa, non c'è problema, sono il primo responsabile, come ho detto poc'anzi, non sarà mai un problema economico, se per il bene della Fibonese faccio 3 passi indietro e vado via. Ma se così non fosse, qualcuno pagherà.